Ciao ragazzi, alcuni di voi hanno studiato un mio brano che si chiama Light in Her Eyes, fatto con i Love Theory. Avevamo studiato qualcosa in particolare, cioè seguire il loop di chitarra, il delay, che è un vantaggio per noi perché abbiamo un metronomo, ma può essere anche uno svantaggio perché e non possiamo sgarrare col tempo, dobbiamo andare in sincro con la chitarra. Ok? Quasi tutti però vi siete fermati al bridge, cioè al cambio, perché quella parte là di rullante è abbastanza complicata. Vi svelo un piccolo segreto. Allora, quella parte là di rullante io addirittura l'avevo provata a mettere in un pezzo quando avevamo la vostra età insieme al maestro Marco in un brano. E finalmente adesso ho avuto tempo, chiaramente visto il blocco di tutto praticamente, di trascrivervi la parte. Quindi vi farò vedere la trascrizione con un programma su un sito molto semplice che potete usare pure voi. E in più vi farò vedere come la suono io, anche se l'avete già visto, ve lo farò rivedere. E vi farò vedere un pezzettino di un live che è stato fatto alcuni mesi fa con i Love Theory. Lì è stato cambiato perché, come al solito, quando inizia a passare un po' di tempo, come abbiamo fatto pure nei brani del saggio, è giusto cambiarlo un po' le cose perché poi iniziano a stufare. Ok? Quindi studiatelo lentamente, su per giù il brano originale è sui 120 bpm, però non è un problema. Studiatelo lentamente, è molto interessante perché sia a livello tecnico e didattico può essere studiato e può essere applicato a tanti brani. Ok? Vedrete. Come vi dicevo, io per scrivere le parti tipo, per esempio, il warm-up che hanno suonato al saggio Cesare e Joas in duetto, l'ho scritto tramite questo sito che si chiama flat.io. Ok? Flat.io. E sono riuscito a scrivere quella parte, quel cambio di Light in Her Eyes. E ve la faccio sentire così come la suona il computer a 120 bpm, ok? Secondo, parte. Ok? Allora adesso la mettiamo un pochino più lenta. La mettiamo così come la potete studiare voi, mettiamo a 70 bpm, vediamo come suona. Per complicare un pochino le cose, visto che poi a lungo andare le cose iniziano a stufare, che cosa ho fatto? Ho sostituito questa croma e queste due semicrome alla fine della battuta con un rullo a 5. Adesso vi farò vedere quel piccolo filmato di un mio concerto con i Love Theory e poi suoneremo insieme. Suonerò io a 70, così come vi ho detto prima. Ok? Andiamo. Tu, tre, qua.
passiamo a 120. Ora inseriamo al posto delle ultime tre note, quindi la croma e le due semicrome, il rullo a 5, sempre a 120. 8, 3.